Come sempre ho fatto da anni, ragazzi. Cioè, è venuto fuori lo slime. Cioè, ciaone. Eccolo. È lo slime viola del signoresse. Yolanda Switch. Hello everyone. Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata, ragazzi? Spero bene. Allora, ragazzi, oggi sono tornata con un nuovo video dove vi mostro un'altra cosa. Sì, ragazzi, perché mi stanno arrivando tanti pacchi, ma domani uscirà comunque un video diverso dove ho fatto una challenge con due ospiti misteriosi, quindi non perdete anche il video di domani. In più, prima di iniziare questo video, vi volevo dire che sabato alle ore 18 sul mio sito, che è www.yolandaswitz.it, ci saranno nuovi slime. In più, venerdì prossimo, anche che è di venerdì, ci saranno nuovi slime di Halloween, quindi in queste due settimane ci sarà un nuovo restock. Oggi sono tornata con un nuovo video dove voglio provare con voi il nuovo laboratorio degli slime signoresse dei Me Contro Te. È una scatolina dove all'interno ci sono tanti gadget e tante cose per creare il tuo slime fatto in casa con un aggeggino per mescolare. Cioè, diciamo una cosa abbastanza carina, devo dire. Guardate qua, queste sono tutte le cose che trovate all'interno. Solo acqua, no colla, ok? Quindi si fa con l'acqua. Spesso, come ho trovato, anche tipo con come gli slime, tipo quelli americani, insomma. Ma prima di iniziare questo video lasciate un bellissimo pollice in su, iscrivetevi, attivate la campanella, mi raccomando, per ricevere tutte le notifiche, perché io carico video tutti i giorni, come sempre alle 14:30. Io facciamo un bellissimo gioco, visto che vi è piaciuto ieri il gioco dell'indovina il cartone animato, anche oggi facciamo indovina l'immagine e scrivimi giù nei commenti chi sono i personaggi e quale cartone animato è. La scatolina che trovate in edicola, il prezzo di, vediamo, è 14,99 euro a scatolina, ragazzi. Quindi questa scatolina la trovate in edicola al prezzo di 14,99 euro. Allora, io direi di iniziare. Stava scritto anche quel prezzo. Trovate anche insieme alla scatolina il giornaletto. E qua dentro ci sono anche tutte le istruzioni e tutte le cose giuste per creare il vostro slime con il kit dei Me Contro Te Laboratorio Slime Signoresse. Qua tutte le istruzioni, ma non ci incischiamo e vediamo un pochettino cosa troviamo all'interno. Allora, oh wow, quante cose! Aspettate, oddio! Oddio! Wow, oh mamma mia! Wow, una bustona di pallina gigantesca! Andiamo per gradi. Allora, troviamo 4 bicchieri Me Contro Te. Questi in realtà sono carini. Se ne volete usare uno, l'altro potete usare comunque per bere, perché sono comunque in cartone, quindi riciclabili. Poi abbiamo i coperchi per chiudere lo slime. Questa è una palettina, appunto, che serve per il crea slime, ossia in questo bicchiere, che si monta in questo modo, credo. Poi abbiamo l'essenza, fragranza profumata, che adesso vediamo com'è. Poi questo che è slime jelly. Slime jelly. Poi slime jelly, slime jelly. Brilla al buio, brilla al buio. Slime fluffy e slime fluffy. Quindi abbiamo per ogni tipologia due bustine o tre a volte. Poi abbiamo una bustona gigante di palline e le istruzioni. Quindi prendete sempre il libricino, ragazzi. Non lo dimenticate, perché comunque dentro ci sono scritte le istruzioni per come creare lo slime. Allora, crea il jelly slime. Prendi una bustina di jelly slime. Ok, iniziamo a prendere questa. Io mi sa che mi devo munire di acqua, però, ragazzi. Quindi abbiate sempre una tanica d'acqua vicino, perché vi serve l'acqua. Perché qua, vedete, ci sono tutte le misurazioni: 20, 40, 60, 80 e 100 ml. Vado a prendere l'acqua. Allora, ho preso l'acqua, ho aperto già la bustina, quella jelly. Vado a versare tutta la bustina all'interno del mixer. Tutta quanta, con 50 ml di acqua. Quindi l'acqua deve arrivare a metà, fra il 40 e il 60. Vado a mettere l'acqua. Poi aggiungi poche gocce di fragranza. Vediamo che profumo ha. È profumo tipo fruttato. Io ne metto tipo 3 o 4. E mescola per 5 minuti. Apri lo slime e lascialo riposare per 20 minuti. Ah! Sì, ragazzi, proprio come quelli là americani. Vi ricordate di quelli che abbiamo fatto parecchie volte all'interno del mio canale? Allora, io penso di aver mescolato per 5 minuti. Lo slime in questo caso è viscido, ma perché è normale, perché ancora si deve fare, no? Ok, io in questo caso lo mescolo meglio, vedete, qui,
con il mio stecchettino di Sophie, che è rosa. E visto che non si è formato, voi lo potete far formare o qua dentro oppure versarlo direttamente qua. Ok, io siccome voglio fare varie prove, lo vado a versare direttamente qua dentro, così lo slime si solidifica dentro al suo contenitore. Quindi lo metto già direttamente all'interno del suo contenitore e lo chiudo con il coperchio. Nel frattempo che aspettiamo ovviamente che lo slime si solidifichi questi 20 minuti, vado a risciacquare, mi raccomando, tutto bene bene bene, e creiamo il nostro secondo slime. Voglio fare quindi il fluffy. Ho lavato il mio shaker e adesso vado a prendere il fluffy slime. Le istruzioni sono diverse da quelle del jelly. Allora, prendi una bustina di fluffy slime, e ce l'abbiamo. Aprila e versala nello slime shaker insieme a 25 ml d'acqua. Quindi meno, ragazzi, meno. Quindi metà qui. Tra il 20 e il 40 più o meno. Aggiungi alcune gocce di fragranza fruttata, ok, e mescola energicamente per 3-5 minuti e dovrebbe essere pronto, quindi istantaneo, non dobbiamo aspettare. Quindi versiamo la nostra bustina, così, e mettiamo 25 ml, oddio, ml, credo vada bene così. E adesso mescoliamo, questo è giallo, devo mescolare, ragazzi, energicamente, quindi giriamo velocemente, aiuto, giriamo velocemente lo shaker. Questo è giallo, mi piace tantissimo. Guardate qua, oh, oddio, 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 oddio. Io a un certo punto, sapete cosa faccio, ragazzi? Lo vado a mescolare con la palettina, perché così ho più la percezione di cosa stia venendo fuori. Ok, vado a mescolare con la palettina, così vado a prendere tutti i grumetti che sono rimasti in fondo e vado comunque a mescolare il tutto energicamente. Forse è meglio che vado a mescolare con la mano energicamente, che faccio prima. Ok, ragazzi, allora io sono shocked, perché, cioè, guardate qua, è venuto fuori lo slime, cioè ciaone, guardate, non ci posso credere. Allora, nel fluffy slime mettiamo le palline. Mamma mia, poi è una busta di palline gigantesca. Poi col... aiuto, come sempre ho fatto danni, ragazzi. Cioè, guardate, Yolanda e i guai. Faccio sempre guai, quindi fate attenzione voi quando fate lo slime. Mi raccomando, io, mamma mia, sono una pasticciona, ragazzi, oramai lo sapete. Allora, mescoliamo e incorporiamo anche le palline. È molto 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 carino. Poi per essere in polvere fatto con l'acqua è venuto veramente molto molto bene. Intanto vediamo se questo si è formato. Vediamo un pochettino. Oh! Sì, ragazzi, si è formato! Ok, si è formato ed è un vero e proprio jelly slime. Eccolo qua, ragazzi, lo slime dopo averlo maneggiato un pochettino in più non è più appiccicoso. Guardate. Ta 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 ta! Abbiamo il nostro jelly slime, quasi jiggly, vedete com'è, un jiggly slime, al quale voi potete comunque aggiungere le palline, quelle in dotazione se volete. Lo chiudiamo sempre nel contenitore e proviamo anche questa volta l'ultimo slime, che è lo slime che brilla al buio. Ok, allora, ho aperto le mie due bustine di jelly slime e le istruzioni dicono: prendi una bustina di brilla al buio, apri le bustine e versale tutte e due all'interno dello shaker e dopo versare 50 ml di acqua. E poi anche questo qua, come l'altro slime, lo dobbiamo far riposare per 15-20 minuti. Così la versiamo tutta quanta. E adesso appianiamo un pochettino e andiamo a vedere ovviamente tutti i numeretti e versiamo 50 ml d'acqua. Ura, che viola! Oh, è viola! Ok, così penso siano 50 ml d'acqua. Questo viene proprio bello grande grande, ragazzi. Ok, chiudiamo e anche in questo caso mescoliamo energicamente per 5 minuti. Vedete come sta avvenendo? Sembra tipo succo d'uva, ragazzi. Guardate qua, sembra il succo d'uva. Penso che questo sia lo slime dedicato al signor S, molto probabilmente. Sì, perché penso che il brilla al buio è il signor S. C'è il jelly slime blu, che è di lui, il jelly slime rosa, che è di Sophie. Poi c'è il fluffy slime, che è giallo. Aspettate, di chi è il colore preferito? Il giallo, mi pare, di Sophie. Fatemelo sapere giù nei commenti di chi è il colore giallo preferito.
Ok, ragazzi, allora, eccomi qua e lo slime penso si sia formato perché vedete, non è più esatto, non è più gelatinoso. Vediamo un pochettino. Allora, lo slime com'è? Eccolo! È lo slime viola del signor S, ragazzi. Oh, guardate quanto elastico! Guardate qua, nonostante sia un jiggly slime, è anche molto molto scoppiettante, molto molto carino. Dobbiamo vedere adesso se ovviamente si illumina al buio, perché questo qua è quello che si illumina. Vi do un consiglio: per far sì che si illumini tantissimo, ho lasciato un pochettino la luce del sole, oppure lo mettete su una, lo mettete vicino ad una luce, comunque deve assorbire luce affinché la sua luminosità sia tanta. Ok, ragazzi, sì, carino. Ok, si vede che si illumina al buio. Ah, molto 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 carino. Ci sono tutti i puntini, insomma. Ok, ragazzi, allora questi sono gli slime che sono usciti con il kit dei miei contro te, laboratorio degli slime del signore S. Lo trovate in edicola, vi ripeto, al prezzo di 14,99 euro. Il kit avete visto cosa comprende, potete fare tanti slime, potete divertire comunque con questo kit qua se volete. Vi ricordo come sempre il mio rifornimento di slime sabato alle ore 18, mi raccomando, sul mio sito. Io vi voglio tanto bene, vi mando un abbraccione fortissimo, un bacione e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!